2011 di organizzare feste e serate all'interno del Lago Blu. Walter è uno degli organizzatori, ma com'è nata la vostra organizzazione? Cominciato nel 92 ai tempi del Capriccio, una discoteca che era a Cerone di Strambino. Da lì è cominciato come gioco, perché comunque avevamo l'età di 19-20 anni, quindi eravamo conosciutissimi a Ivrea e avevamo la potenzialità di portare tanta gente in discoteca. Da lì ci siamo sempre di più divertiti e abbiamo pensato di creare proprio un'organizzazione per creare eventi, serate danzanti e far divertire la gente. Come mai l'idea anche di intraprendere questa esperienza in un locale come il Lago Blu? Ci è piaciuto tantissimo il posto, a dire la verità non lo conoscevo neanche, siamo venuti a conoscenza quest'anno tramite dei nostri amici, hanno detto andiamo a parlare col proprietario a sentire se è possibile organizzare delle feste e da lì è cominciato tutto. Abbiamo avuto un buon successo e lo dimostra appunto la serata di chiusura che all'incirca saremo sui 1500 persone. È difficile organizzare eventi? Difficile no, bisogna avere uno staff potente alle spalle, a partire dai DJ, ai nostri PR, a chi ci cura la grafica, in questo caso è Sabina che proprio fa parte del nostro gruppo RWS, poi c'è il mio socio e ci appoggiamo comunque ai baristi, ai buttafuori che sono di ottimo livello e abbiamo uno dei nostri PR che è veramente in gamba e ci permette di rendere delle belle serate e far divertire le persone. I ragazzi all'interno del locale secondo voi che cosa richiedono maggiormente? Principalmente vengono per le belle ragazze, poi per la musica e poi per passare una serata diversa dalle altre. Qui al Lago Blu? Sì. Divertite? Sì, molto. Cosa c'è di bello qui al Lago Blu? C'è molta gente, molte ragazze belle. La musica com'è? La musica è stupenda. Il luogo? Bellissimo. Pian piano mi sono avvicinato a questo mondo, iniziando prima come DJ principiante, poi pian piano avendo le mie esperienze all'interno dei locali. E poi da lì è nata anche la mia passione a portare questi ragazzi in posti in cui sapevo che potevano divertirsi, potevano vivere emozioni nuove. E allora ho cominciato a fare questo lavoro di PR-raggio. Com'è stata questa esperienza? Mi ha regalato tante emozioni perché con loro si è creato un vero e proprio gruppo, non solo un rapporto di lavoro, e sono riuscito anche ad avere proprio un'amicizia con loro. E niente, ho ottenuto le mie piccole soddisfazioni. Ciao, ma siete bravissimi, è tutta l'estate che vi allenate qua! È la prima sera che vengo ma mi sto divertendo da morire. È la prima volta però è carino. Cosa vi piace qua?
giovani? Ci sono abbastanza ragazze, però sono un po' difficili alcune. Ma qual è l'approccio? Un po' tutti, li proviamo un po' tutti. Ma tu cosa chiedi? Quando avvicini una ragazza cosa le chiedi? Subito il numero di telefono? No, no, vabbè, cioè se balliamo insieme, cose del genere. Oltre alle ragazze cosa c'è di bello al Lago Blu? Cos'è che vi è piaciuto questa sera? La musica è carina, è abbastanza bello come posto, mi è piaciuto molto. Certo, uno degli altri soci, questa è la serata finale per quanto riguarda la stagione estiva del Lago Blu. Però chiaramente il vostro lavoro non si conclude con questa serata, proseguirete anche nei prossimi mesi. Sì, facciamo l'inaugurazione sabato prossimo all'Enfasi. Ce lo danno appunto perché abbiamo avuto un grosso successo, un grande successo al Lago Blu. E appunto abbiamo preso accordi in settimana per fare questa inaugurazione. Poi faremo l'inaugurazione al Dolce Vita di Rivarolo, locale molto bello, molto sciccoso, quindi l'enfasi lo teniamo per i giovani e Rivarolo per la gente un po' più grande. Noi abbiamo visto anche in queste serate di festa l'età delle persone è variegata. Diciamo che qua al Lago Blu abbiamo notato anche noi questa. All'inizio inizio serata arrivano molti giovani, 16 anni, 17 anni, verso le 2 arrivano anche quelli più grandi. Dai 15 anni ai 40 anni come me, anche ci sono 50 anni, però quelli ci sono pochi, meno male. Da 40 anni, quindi tu sarà tanti anni che giri per locali, giusto? Cos'è cambiato rispetto a quando eri ragazzino rispetto ad ora? Che una volta quando avevamo 15 anni non uscivamo noi così tanto, adesso escono tutti i bambini, i bocce escono sempre. Noi andiamo a dormire all'una, questi qua andiamo a dormire tra le 4, quello è cambiato. Era meglio... bevono un casino ed era meglio prima, sì. Era meglio prima di... Secondo me sì. La nostra generazione, come appunto diceva Walter, nel 92 noi avevamo più o meno 22 anni, eravamo meno scalmanati, diciamo che i giovincelli di oggi sono un po' più vivaci di noi, anche le ragazzine sono un po' più vivaci, però vedo che comunque la gente qua è tranquilla, non vediamo giri strani, come comunque bevono un po' tanto, però questo un po' dipende dall'educazione dei loro genitori, però diciamo che droga, non li vediamo più sballati come una volta c'erano tanti. No, carino. La musica mi piace. Ciao! Ciao fratella! Ciao fratello! Com'è? È bene, tu com'è? Benissimo! Ti stai divertendo? Cosa c'è di bello qui al Lago Blu che ti ha fatto venire qua tutta l'estate? Te lo dico nella orecchia! Qua pullula! E nel contesto è bello! Poi conosco tutti i buttafuori, quindi mi piace. E a te? È l'insieme, è fatto bene. È proprio un bel posto. Antonino Rosiello è il proprietario di questo splendido locale Lago Blu che questa sera nella serata di chiusura della stagione estiva ha richiamato tantissimo.